Appuntamento questa mattina al Piazzale Michelangelo per la 13ª rievocazione storica della mitica Firenze Fiesole, corsa in salita svoltasi dal 1948 al 1952 e organizzata dalla Scuderia Biondetti. La Scuderia Biondetti intende con questa manifestazione ricordare quelle che erano l'epoca pionieristica del dopoguerra. Abbiamo avuto un discreto successo, ci sono circa 90 auto. Questa è stata la prima auto in cui ha corso Bandini, Lorenzo Bandini, prima di passare alla Ferrari. Un telaio Cooper, un T51 che ha vinto il campionato del mondo con il motore Climax nel 50. 90 partecipanti con fiammanti bolidi dai nomi più blasonati come Maserati Cooper F1 e Stanguellini Formula Junior, dalle Ferrari Dino, Alfa Romeo Jaguar, alle Mini Cooper e Fiat Topolino, che dopo aver sfilato per le vie del centro sono partiti alla volta di Piazza Edison, da dove è partita la cronoscalata. A fare da apripista e suggellare il legame motoristico con il passato, una Triumph dei primi del Novecento con tanto di guidatore in livrea, e poi il Vespa Club di Fiesoli a fare gli onori di casa. Ma il testimone d'eccezione è stato lui, il fiorentino Simone Fagioli, 10 volte campione europeo di velocità in montagna. Beh sì, siamo venuti a vedere queste bellissime auto d'epoca della Scuderia Biondetti, è una manifestazione storica, siamo felici di ospitarla a Firenze, qui al confine tra Firenze e Fiesole. Campione d'eccezione tra l'altro Simone Fagioli oggi. Beh sì, un toscano, è anche un orgoglio per noi vederlo correre. Ecco, questa qui abbiamo fatto la grande gara in America, la Pikes Peak, però rievocazione storica della Firenze Fiesole ci si tiene, perché è una bella manifestazione a Firenze dei fiorentini, quindi essendo fiorentino ci tengo molto a farne parte e a portare questo bolide da 800 cavalli su per la nostra collina fiorentina. I tuoi prossimi impegni, Simone? Ma partiremo da Col Saint Pierre in Francia per il campionato europeo della montagna, e quest'anno l'obiettivo è quello di tornare protagonisti in quel campionato. Una rievocazione che si è svolta senza incidenti, con grande fermento e partecipazione da parte del pubblico.